benvenuti. Benvenuti sul, come sempre, sul mio canale. Oggi faccio questo video sul trattamento invernale per le piante da frutto. Come sappiamo tutti, le malattie fungine vanno trattate durante il periodo di riposo invernale. Oggi vi farò vedere come trattare le piante con prodotti a base di rame. Quello che possiamo utilizzare può essere o la poltiglia bordolese oppure l'ossicloruro di rame. Quindi si tratterà solamente di attenersi a quelle che sono le indicazioni per quanto riguarda i tempi, i modi di utilizzo di questi prodotti e le dosi soprattutto. E quello che è importante invece è cercare di proteggersi utilizzando i sistemi di protezione individuali, che sono una mascherina come questa da usare durante la preparazione, invece una maschera un po' più seria per quando si distribuisce il prodotto, utilizzare dei guanti in lattice sia durante la preparazione che durante la distribuzione. Utilizzare degli occhiali protettivi per la vista, poiché questi prodotti possono provocare delle irritazioni oculari. E in ultimo utilizzare una tuta monouso come questa durante la distribuzione. Oggi utilizzerò una pompa elettrica da 40 litri. Ho già versato circa 25 litri di acqua. Adesso vediamo come sciogliere il prodotto e le quantità. Chiaramente abbiamo bisogno anche di un bilancino per pesare il prodotto. Allora, le dosi in etichetta riportano 140 grammi di prodotto su un ettolitro. Quindi noi prepareremo circa 25 litri di acqua, quindi ci va un grammo virgola 4 per litro di acqua. Quindi 1,4 per 25 dovrebbe fare 35 grammi. Quindi misureremo 35 grammi . Scioglieremo il prodotto in una piccola quantità di acqua . Cerchiamo di girare bene e di evitare la formazione di grumi . Ecco il nostro prodotto è pronto . Adesso verseremo il tutto dentro il serbatoio della pompa . Il nostro prodotto è pronto per la distribuzione. Bene, abbiamo concluso di distribuire il trattamento. Vi rimando al prossimo. Ciao a tutti. Ciao.